finalità quello di valorizzare lo sport e l'attività fisica per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, con particolare attenzione alla città e alla dimensione urbana. L'obiettivo è quindi quello di rendere i vantaggi proprio dell'attività fisica accessibili a tutti, anche in momenti di crisi. WISP per la sostenibilità ambientale, WISP per la mobilità sostenibile. Abbiamo presentato delle azioni importanti all'interno del progetto nazionale Sport per Tutti, che ricordiamo è sostenuto e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito delle opportunità, delle nuove opportunità del codice del terzo settore, che la WISP ha voluto cogliere da subito in questi anni, in questa trasformazione, ecco, da associazioni di promozione sociale ed ente di promozione sportiva in rete associativa nazionale, proprio cogliendo le opportunità dell'amministrazione condivisa, degli istituti, della coprogrammazione e della coprogettazione. Quindi al Fulvio Bernardini di Roma, un progetto che evidenzia come sia importante fare rete, come sia importante interloquire con le amministrazioni pubbliche perché lo sport sociale si promuove così. Qui vediamo una simulazione con un utente che arriva al nostro impianto in bici. Tramite l'applicazione dedicata del progetto può confermare il chilometraggio fatto in bicicletta per giungere qui all'impianto e ottenere al raggiungimento di vari obiettivi delle premialità durante il corso della stagione sportiva. Siamo molto felici di ospitare questo progetto presso il nostro impianto sportivo. È un momento ovviamente molto molto particolare in cui si fa un gran parlare di sostenibilità ambientale, di qualsiasi aspetto della vita e ovviamente è un momento molto molto importante anche per la sostenibilità degli spostamenti verso i nostri luoghi di sport. Crediamo molto nella possibilità di incentivare la mobilità sostenibile per chi si reca a fare sport quotidianamente e anche per chi si reca a fare sport nei fine settimana. Ovviamente dobbiamo ribaltare un paradigma perché la maggior parte delle persone qui a Roma si muove per andare a fare sport in macchina, non utilizzando i mezzi pubblici che, ahinoi, purtroppo a volte non funzionano, non utilizzando nessun altro mezzo di mobilità sostenibile. In questo senso il nostro impegno andrà proprio verso questo obiettivo: incentivare l'utilizzo della bici per recarsi a fare sport, dei mezzi pubblici o del carpooling, quindi dell'utilizzo di macchine condivise. E speriamo anche, di comune accordo con le amministrazioni, di riuscire a lavorare per far sì che anche in questo municipio ci siano possibilità di noleggiare macchine sharing, bici in sharing e monopattini sharing, cosa che ancora a Pietralata non è possibile. Quando abbiamo letto il progetto, per linee generali chiaramente, abbiamo accolto con piacere, insomma, la possibilità di dare il nostro contributo. Lo studio di Simurg è stato interessantissimo perché ha fatto una fotografia di quello che è attualmente l'utilizzo della mobilità sostenibile da parte dei nostri utenti. Partiamo da un utilizzo ovviamente in percentuale molto bassa. E dobbiamo cercare di trovare delle possibilità per favorire e implementare questo utilizzo.